Avrai avuto modo di vedere l'armadio della zia, l'armadio della nonna, che strabordavano di vestiti, di tante cose? Beh, sì, ci sono persone, magari tu sei una di quelle, io in parte, guarda qui dietro, siamo così un po' persone che vogliono trattenere. Trattenere perché? Il trattenere è sempre indice di ho paura che mi venga a mancare qualcosa. Ma perché abbiamo questa paura dentro di noi? L'inconscio ragiona sempre per estremi. Cioè, tu devi immaginarti piccolino, bambino, piccolina, bambina, non quarantenne, cinquantenne, sempre bambino, piccolino. O meglio, un adulto, però bambino, piccolino. È una cosa che solo, diciamo, la fantasia può mettere in moto. Ebbene, dice, parto, mi hanno abbandonato. Comincio a avere freddo, fame, sete. Bene, ti dice l'inconscio, cosa faresti se tu ti trovassi in quelle condizioni? Beh, se mi trovassi in quelle condizioni, cercherei di portare con me più cibo possibile, più, per esempio, acqua possibile, vestiti, di tutto. Ebbene, questa paura che noi abbiamo già vissuto. Quando eravamo bambini piccolissimi, avevamo 3 mesi, 3 anni, eravamo in pancia, insomma, in situazioni di quando eravamo piccolissimi. E l'inconscio traduce il tutto in è meglio trattenere, altrimenti potrei morire. Infatti, l'abbandono è direttamente associato, è lo stesso organo quello preso in considerazione, i polmoni, eh? È direttamente associato alla paura dell'abbandono, cioè paura dell'abbandono e paura di morire, questo volevo dire. Ora, se tua zia o chi per lei trattiene tanti vestiti, ricordati che il vestito, già lo dissi in più occasioni, viene tradotto dall'inconscio come fosse della pelle. Quindi che cosa succede? Dice, dovessi mai vivere l'abbandono, la separazione sarebbe più corretto, avrei di che vestirmi. Mi spiego. La coscienza dice, io mi accumulo vestiti perché non si sa mai. Tanto sa che non li userà mai, lo sa già, è già convinto, ma non lo ammette nemmeno se stesso. La parte inconscia dice, eh no, io trattengo per un altro motivo ben più intelligente. La separazione crea la psoriasi. La perdita di pelle in sostanza, fino ad arrivare al sangue, e il sangue è un modo per l'animale di esporsi ed essere riconosciuto dal resto del branco per via olfattiva ed essere recuperato al suo interno. È tutta una strategia che utilizza l'evoluzione registrata nel cervello rettile ed è importante riconoscere questo. La pelle cosa fa? La pelle, o meglio, i vestiti cosa fanno? Fanno da pelle che va a tappezzare queste eventuali, diciamo, situazioni. Ma quindi che cosa va a fare? Va a prevenire una separazione. Quindi noi accumuliamo per prevenire una separazione. È come quasi un atto scaramantico, non lo è, però è come quasi se parlassimo di scaramanzia, cioè se io accumulo e accumulo tanto, eviterò l'abbandono. Eviterò l'abbandono anche se so che io accumulo perché ho paura che accada. Ora, questa paura, questa mancanza di cose è direttamente collegata ai polmoni. In realtà ci sono anche di mezzo i reni, ci sono tanti organi. Io sto parlando di aspetto sottile, non di organi veri e propri. Intendiamoci. Allora, io qui ho degli appunti che mi sono tenuto. Allora, io qui scrivo, ci sono molte donne, per esempio, che accumulano vestiti, magari degli anni 80, che sanno già che non useranno più, lo sanno già. Come si fa per toglierli, diciamo, dall'armadio? È un atto di coraggio ed è facile dire tirali via tutti, butteli via tutti. Non è facile perché significa lottare contro una cosa gigantesca che è la nostra paura dell'abbandono. Bisognerebbe stenderli in un punto che non è esattamente quello di partenza, cioè
non dentro l'armadio, non selezionarli da lì. Devi prenderli, metterli sul letto, metterli per terra, dove vuoi tu, e cominciare a non pensare ad altro che eliminare, trattenere. Devi trovare con coraggio quello che è, diciamo così, l'elemento necessario per sopravvivere oggi. Quindi è necessario questo? No. È necessario questo? Risposta classica: non si sa mai. Il non si sa mai da dove nasce? Il non si sa mai nasce da una memoria lontanissima, oppure anche non tanto lontana, a dire la verità. Immagina, e già feci questo ragionamento in altre occasioni, immagina solo per un attimo di avere una storia genealogica dove una bisnonna, diciamo così, una bisnonna, aveva tra le mani una bambina, ma questa le scappò dalle mani, purtroppo morì, scena che ho già spiegato. E che cosa succede? Si crea un'informazione e dice: se avessi trattenuto la bambina, lei sarebbe sopravvissuta. Quindi vedi, situazioni di mamme che non riescono a, diciamo così, mollare la presa rispetto ai propri figli. Hanno 40 anni, 50 anni, ancora vivono con la mamma. La giustificazione: devo assistere mia madre, che è valida, è giusta ed è corretta, quindi rimani con la mamma, ma almeno sapere che dietro c'è anche dell'altro. Per esempio, perché ci sono donne che hanno una gravidanza di 10 mesi? Perché ci sono stati dei casi dove una volta nato il bambino o è morta la mamma o è morto il bambino. Se invece rimane nella pancia, dice sopravvive, perché questa era stata la soluzione, diciamo, quello che era accaduto in una o più gravidanze. Invece, nascendo, vabbè, morì. Morì perché il bambino non ce l'ha fatta, il feto non ce l'ha fatta una volta uscito. Ora, c'è una cosa qui che io ho scritto: la mancanza è dolorosa. Il fatto che ti manchi un oggetto o ti manchi una persona è doloroso alla pari. Il mio invito nel video verticale era quello di chiedervi qual è la differenza tra il mancarti un oggetto, tipo una casa, eri affezionata a quella casa, insomma, qual è la differenza tra quello e una persona che ti manca a livello affettivo? Nessuna, zero, non c'è differenza. Infatti, per esempio, l'infarto, attenzione, se avete problemini al cuore andate dai medici, non da Fabio Nezza, che mi raccomando, ma a livello inconscio la traduzione è naturale: conflitto di territorio, si chiama così, non la voglio complicare, la rendo molto più semplice. La parte legata al cuore di noi, a livello profondo, non riesce a distinguere, dicevo, un oggetto da una persona, ma addirittura, se la vogliamo vedere tutta, non riesce a distinguere una persona dall'altra persona. Però lasciamo da parte anche questo. Nel momento in cui manca uno dei due, c'è successivamente la paura che mancherà anche l'altro. Ed è tutto a catena, tutto a catena. È sufficiente una situazione di mancanza. Una. Quando accade questa, già quando sei in pancia, immagina la mamma che è sofferente perché vede che il papà non l'aiuta, non la sostiene come veramente avrebbe bisogno. Quella è una mancanza che la mamma vive, è una mancanza dolorosa, e lei se ne fa carico, questo feto, femmina o maschio che sia, e dice: vai tranquilla, in età adulta farò io di tutto perché si sistemino le cose. E questo sistema di dolore te lo porti avanti al punto che ti attiri la mancanza, perché la devi sperimentare. Mi spiego: se tua mamma o te da bambina avete vissuto la mancanza di qualcosa, tipo tu per 30 secondi eri terrorizzata e avevi un anno che venisse a mancare la mamma perché non tornava più, dicevano adesso arriva, e tu piangevi, piangevi, piangevi.
Quella memoria, come quella della mamma che soffre perché il papà la minaccia di andarsene, dice me ne vado via, basta, non torno più, non accetto questo tuo comportamento, tutto inventato ovviamente, queste paure devono essere vinte, perché il nostro sistema dentro noi che cosa fa? Dice io riesco a risolverti il caso solo nel momento in cui ce l'ho davanti. E allora la sfiducia, il senso di mi potrebbe mancare qualcosa, è una modalità dell'inconscio, quindi questa paura che tu hai, per riuscire ad attirare una situazione di mancanza, perché sa che in quel momento potrebbe riparare quella originale. Dice, ma se a me manca qualcosa, io, siccome il tempo non esiste, vedo la mancanza di questa cosa che, non so, di un affetto, per esempio nel presente, come la mancanza di mia madre dell'epoca che temevo non tornasse più a casa. Le mette assieme e dice, wow, adesso ho la possibilità di sistemare le cose. Se risolvo questo caso del presente, ho sistemato quello del passato. Quindi che cosa succede? Che avere paura che ti manchi qualcosa, i soldi, avere paura che ti manchi, che ti lasci il partner o la partner, avere la paura comunque che ti venga meno qualcosa, è una modalità, una soluzione che l'inconscio ti spinge ad avere e ti attira la mancanza. E tu lo sai, ti attirerà momenti di difficoltà in modo da riuscire a risolvere quell'originale, se no non ce la fa. Dice non riesco a tornare indietro, riesco solo a vedere qualcosa nel presente che di riflesso è quello che c'era nel passato. Ora a questo punto siamo noi che ci diamo la zappata sui piedi, ma dobbiamo trovare la soluzione. E la soluzione dove si trova? Prima di tutto, e stavo dimenticando questo, partecipando, e la faccio breve, martedì 18 ottobre, ore 20:45, prendi nota per piacere, alla live su Zoom. Ogni due martedì siamo in Zoom. C'è una live organizzata. Per partecipare è semplicissimo. Clicchi su nezacademy.net/live, lo trovi in descrizione qui sopra su Facebook, qui sotto su YouTube. Cliccando ti si aprirà, porta pazienza se ogni tanto lentuccio il sito, ti si aprirà una pagina, ci dai un'occhiata e vedrai che avrai il desiderio, la voglia di partecipare, anche perché questo martedì 18 ottobre parleremo proprio di una cosa molto simile a quella che sto esponendo ora. Non l'ho scelto a caso questo argomento, quindi lo affronteremo assieme con una tecnica in meditazione che poi con la registrazione che ti faremo avere tu avrai la possibilità di esercitare il tuo cervello ad evitare il discorso, diciamo, di mancanza, ecco, diciamo così, la giriamo così, anche se il titolo potrebbe sembrarti un po' diverso, ma credimi che quello è l'argomento che sta alla base. Ma torniamo a noi. Si parlava di, è il cervello che crea, per cervello per modo di dire, crea una realtà, un manifestato, una proiezione di un nuovo evento in base a quanta paura di mancanza hai. Ma la paura di mancanza è generata da un desiderio tuo profondo di sistemare quella volta che tua mamma si era resa assente, quantomeno nella tua testolina, perché poi dopo 30 secondi era arrivata subito lì da te. Però sai, sono tanti i momenti in cui sono accaduti fatti così quando eri bambina o bambino, quindi immagina che accumulo ci sta. E tu li devi riparare tutti questi eventi. Quindi è una specie di circolo vizioso. Come si può interrompere? È facile e difficile allo stesso tempo, ma difficile per modo di dire. Devi cambiare atteggiamento, ma soprattutto, come diceva Jung, devi portare in superficie quello che ti ho appena esposto come programma. Cioè, mi spiego. Se tu sai che la paura
che ti manchi qualcosa nasce come necessità di avere un evento simile a quello di quando avevi 3 mesi, semplicemente basta che prendi consapevolezza di dire: ma scusa, ma sono io che la sto creando questa paura? Devo semplicemente capire come evitare ora questo meccanismo a livello di percezione di quello che è il dolore, di ciò che crea questa mancanza, e devi percepirlo nell'addome. Devi sentire come nell'addome tutto questo si riflette. Tu lo senti nell'addome la rigidità che ti si viene a creare, questo senso di "e se mi mancasse, e se rimanessi senza". Guardate che io non è che sia immune, quindi gli esercizi vanno fatti, ma con una certa costanza comunque, però non è una questione di esercizi, è una questione di cambio di mentalità, questo è. E tu con l'addome devi in un certo senso lavorartela questa mancanza, devi mandarlo avanti e indietro, avanti e indietro. Questo lo imparai quando ero sannyasin al centro Osho, che mandavo su e giù, su e giù, su e giù, su e giù l'addome, in modo tale da renderlo più elastico e disponibile a recepire dei dati e evitare una rigidità che ti dice: no, vivi di mancanza. Ricordati, è l'addome rigido quello che non ti permette di cambiare. Numerologia insegna che l'addome è 5, il cambiamento è 5, ma 5 è anche il sentirsi figlio dei propri genitori. Quindi anche qui si apre un capitolo enorme, ma avremo modo di parlarne. Intanto ragiona bene su quello che ti ho detto, su questo meccanismo che ci sta, perché ti assicuro che se ne prendi consapevolezza cominci a vivere una vita un po' meno pesante da un certo punto di vista. Bene, ci troviamo martedì 18 ottobre, ore 20:45. Clicca sul link, fai la prenotazione. La prenotazione la prima volta, vabbè, ci si mette un pochetto di più perché si devono inserire dei dati, perché devi entrare nella Nez Academy come portale. Ma quando l'hai fatto una volta, sei poi un razzo nel farlo la seconda. Quindi avrai nuove opportunità, entra in questa community, perché in questa community si fanno tante cose interessanti e se ne faranno sempre di più. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, perché tutto questo richiede comunque mano d'opera, come si suol dire. Bene, un abbraccione grande dal vostro nezacademy.net/live, mi raccomando, clicca, ok? Non ti è capitato a caso questo video, fidati, abbi fiducia, ciao.